Fabrizio, si può sapere cosa c'è che non va? Non va che devo sempre fare quello che volete voi. La prossima volta a quest'ora non rientri. Perché dietro quegli occhi batte un cuore di neve. Un capolavoro. Con la musica puoi spiegare che cos'è la bellezza. Dobbiamo provarci almeno. Che essere anarchico, darsi delle regole prima che te le diano gli altri. Con chi sei stato? Ma che cos'è, un interrogatorio? Canta, D'André, canta! D'André, che ne diresti di parlare di affari? Vogliamo fare un disco? E se io non avessi più niente da dire? Cosa ha rappresentato per voi la figura di Fabrizio De André e un ricordo che voi avete di Fabrizio De André? No, mi ricordo la prima volta che ascoltai Se ti tagliassero a pezzetti con un amico, questo adesso non ricordo neanche, che lui mi disse: guarda, ti faccio sentire la più bella canzone d'amore che sia mai esistita, e mi mette Se ti tagliassero a pezzetti, e io rimasi sconvolta da questa canzone meravigliosa. Quindi ecco, questo me lo ricordo molto bene. E scusami, la domanda poi continua. Cosa ha rappresentato? Cosa rappresenta? Anche magari in relazione al film. Scusami, però è difficile, perché poi soprattutto dopo il film rappresenta così tanto, è difficile dire qualcosa di specifico. È una sensazione strana di sentirsi un po' più vicino, anzi abbastanza vicino a qualcuno che in realtà non si è conosciuto. Ma sì. Però un po' si è conosciuto, quindi è come se fosse un incontro post mortem nell'aldilà, una cosa strana, cioè la sensazione che ne sai di più di tanti altri, perché hai conosciuto una sfera più intima attraverso i racconti di tutte le persone vicino, attraverso la profondità dell'ascolto che deriva dopo che sai le cose, dopo che hai capito, hai addirittura interpretato alcuni suoi moti, e quindi sei vicina all'uomo De André. Sì, proprio all'uomo, capito? Cioè, prima puoi appassionarti alla sua musica, alla sua poetica, ma il film penso veramente a tutti noi ci ha avvicinati all'uomo, ed è questo, cioè, no, è straordinario. Come se fossimo entrati senza il suo permesso nella sua cerchia. Sì. Solo che il permesso c'era dato Dori e ci sentiamo ballati. Però io penso, cioè, no, in qualche modo ce lo stava dando. Sì. Ce lo stava dando. Noi lo sentivamo durante le riprese. Te lo giuro. Questo è vero. Te lo giuro, ma lo sognava, è assurdo. No, vabbè, sono successe cose strane. Però tra l'altro nel film si sente tantissimo questo. Che bello. Ne ho parlato prima con Luca e in effetti ti senti molto, molto vicino. Infatti l'ho ringraziato perché io ci sono cresciuta, era la mia ninna nanna, la canzone di Marinella, prima di capire poi il significato dietro. Sì, Marinella. Esatto. Un trauma. Dopo 10 anni è stato un trauma scoprirlo. Le ninna nanne sono sempre... Ha rappresentato, data la vicinanza ossessiva d'ascolto che io avevo di Fabrizio da quando avevo 7 anni, è sempre stato un fratello più grande, che non ho mai veramente visto, ma è sempre stato un fratello più grande. Io ho il mio De André, e vabbè, ho avuto la fortuna di proporlo, però tutti hanno il proprio De André, quindi non li intercetti mai queste visioni che ci sono. Se invece il film riesce a raccontare Fabrizio De André, un uomo che attraverso la sua vicenda familiare, attraverso quel tipo di famiglia, diventa Fabrizio De André, perché è quello che abbiamo voluto raccontare. Allora è la storia di un uomo, tutt'altro che comune, ma che però con cui ci possiamo identificare. Allora funziona in Norvegia, in Danimarca, ovunque, e naturalmente anche, spero, per il pubblico italiano, e soprattutto per i più giovani. Ci terrei moltissimo che i ragazzi si avvicinassero a Fabrizio anche grazie a questo film, sarebbe meraviglioso. Fabrizio, io ancora non l'ho capito che cosa siamo noi due. Sei un genio, è ora del grande pubblico. Scrivi e canta la tua musica, se questo che vuoi veramente. Fabrizio De André. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.